finora sono state affrontate una serie di temi fondamentali. Cerchiamo ora di innestare altri motivi di riflessione andando a dei nodi che abbiamo di fronte a noi. Qui stiamo per mettere piede in Libia, in una situazione che è assolutamente imprevedibile. Dopo che l'Italia ha contribuito con la NATO a distruggere la Libia, cioè una demolizione di uno Stato, di una società, che secondo la Banca Mondiale era quello più avanzato nell'intero continente africano. Dopo che l'abbiamo demolito con 10.000 missioni di attacco aereo, si calcola 40.000 bombe e missili, che hanno distrutto l'intera infrastruttura libica, guardando bene di conservare invece i terminali petroliferi che continuiamo a sfruttare. Dopo aver infiltrato forze speciali all'interno, forze qatariane, britanniche, francesi, ma sicuramente anche italiane, dopo aver aiutato gruppi che fino a poco prima erano classificati come terroristi e sono stati armati, sono stati addestrati in una rete organizzata dalla CIA con i miliardi dell'Arabia Saudita, triangolazioni attraverso la Giordania e la Turchia, armi che provenivano perfino dalla Croazia, cose dimostrate per esempio da una inchiesta del New York Times, non le stiamo inventando, sono documentate, come diceva Giulietto, tutto è documentato. Dopo aver scatenato in tutto questo, aver provocato l'esodo di massa e la tragedia di oltre 2 milioni di immigrati africani che avevano trovato in Libia modo di vivere, di guadagnare qualcosa, da mandare alle loro famiglie, e li abbiamo spinti nel Mediterraneo a morire, li abbiamo spinti a funzionare poi come un'altra arma diretta contro l'Europa, cioè flussi migratori. Ora andiamo a prestare l'aiuto umanitario, perché sono già stati stanziati, è stato stanziato 1 milione intanto di euro per portare i primi aiuti umanitari a questo paese, a questa popolazione. E già l'Italia è il ruolo guida, già si parla di istruttori, centinaia di istruttori che andranno a costruire le forze di sicurezza libiche, che andranno a proteggere i centri, le installazioni strategiche, vedi i terminali del gas, del petrolio, quello che preme, e poi forze speciali, perché la guerra non si fa più come si faceva un tempo, cioè sotto gli occhi di tutti, con le forze dette convenzionali, cioè sono forze speciali che agiscono nell'ombra, ed ecco, tutto è preparato. Io vivo in una zona con Franco Di Nelli, Pisa, dove accanto, per Pisa e Livorno, c'è Camp Darby e l'aeroporto di Pisa è l'hub militare italiano, cioè dall'aeroporto militare di Pisa passano tutti gli uomini materiali diretti nei vari teatri bellici. Bene, posso dire che sono perlomeno 2 mesi che sulla nostra città volano aerei da trasporto C-130 in una successione impressionante, sono 2 mesi e sicuramente questi aerei non sono solo italiani, sono sicuramente anche statunitensi, perché portano quindi cosa? Materiali dove? Alle basi meridionali da cui dovrà partire l'operazione, ma probabilmente anche in qualche base in Nord Africa, forse in Tunisia. Quindi è tutto pronto, la macchina bellica è già pronta. E ora c'è Renzi con Obama che ci assicura che mai come in questo momento, dichiarazione arrivate oggi sull'ANSA, mai come in questo momento i rapporti tra Italia e Stati Uniti sono stati così stretti. Ha ragione, mai come ora sono stati così stretti, solo che uno tiene una cappio al collo che siamo noi e l'altro tiene il capo della fune, ecco lo stretto legame con gli Stati Uniti, cioè questo è il concetto. Quindi si sta per andare in una guerra che sarà una palude,
sarà una Somalia, sarà un nuovo Iraq, nessuno lo può prevedere. E come diceva Giulietto, abbiamo poi le inevitabili torsioni. E anche qui perché? Perché è chiaro che i morti che verranno provocati poi dalle incursioni a cui parteciperanno anche gli italiani susciteranno nuovi odi, susciteranno nuove disgregazioni, quindi un grande bacino in cui puoi raccogliere qualunque persona disposta anche a sacrificarsi pensando di combattere per una santa causa, diciamo. Ma soprattutto anche perché lo strumento terrorismo è uno strumento di primaria importanza per dimostrare all'opinione pubblica che è necessario essere là. Se l'opinione pubblica italiana comincia a recalcitrare, le spese aumentano, perché si parla già di 2.500 uomini che dovremo mantenere in loco però per un periodo che non si sa quale sia, è chiaro che se l'opinione pubblica italiana e anche nel mondo politico cominciassero a venire negli scollamenti delle proteste, eccetera, quale migliore modo ci sarebbe per convincerci tutti che è necessario essere là se non fare un bel attentato in Italia con la firma ISIS? E guardate che qui si parla in maniera preoccupante e insistente di un tipo di attentato che io ho scritto, ho studiato queste materie già da parecchi anni, è ben noto, è la cosiddetta bomba sporca. Che cos'è? Non è una bomba nucleare, ma è un ordigno esplosivo che contiene materiale nucleare, può essere uranio, può essere anche però plutonio, che è possibile trovare. E confezionando l'ordigno con esplosivo convenzionale, si fa esplodere, ma l'esplosione provoca una zona radioattiva molto ampia. Questo va preso in considerazione, perché Obama oggi ha presieduto un vertice sulla sicurezza nucleare e ha messo proprio in evidenza questa attenzione, che c'è il pericolo che ora l'ISIS si procuri ordigni per un attacco con ordini nucleari ma radioattivi. Dal momento che lo dicono, stiamo attenti, la possibilità è reale. E pensate che parlano di sicurezza nucleare oggi negli Stati Uniti, Obama e Renzi, nel momento in cui gli Stati Uniti stanno per trasferire in Italia 9 bombe nucleari, le B61-12, che sono armi per il first strike nucleare, cioè l'attacco, perché vengono sganciati di 400 km dall'obiettivo, che verranno sostituite alle vecchie bombe che sono Aviano, Ghedi e probabilmente anche in altre zone, e che l'Italia ospita, e che l'Italia tramite la sua aeronautica si prepara a usare sotto comando statunitense, violando il trattato di non proliferazione. Queste sono le ultime, chiamiamole noi. Ora, di fronte a questo, c'è da porsi una domanda, in termini molto, diciamo, netti, qual è il nemico principale? Intendo per nemico non l'idea, giustamente, che diceva anche Di Nello, che facciamo un'idea del nemico, no, colui che ha una strategia di guerra, che costruisce per noi una minaccia vitale, qual è? Ora, la cosa non è così chiara. Io ora assolutamente non voglio aprire polemiche nell'ambito dei movimenti contro la guerra, però devo dire la mia, se mi permettete, cioè che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, abbiamo avuto alcune mobilitazioni, devo dire assai scarse, purtroppo questo non per colpa di nessuno, ma per colpa della situazione che già veniva evidenziata dai precedenti relatori, però in cui poi si pone come obiettivo centrale l'Unione Europea. Si va in piazza, come si è andati a una base limitrofa a Pisa e Livorno, che è un Darby, che è la base sulla cui insegna trovate scritto US Army Logistics.